chiamo Teresa, ho 12 anni, vivo a Roma e frequento le medie. Mi piace fare atletica, ginnastica artistica ed equitazione. E vorrei fare una domanda a Gesù. Ma Giuda, il discepolo, perché tradisce Gesù? Ciao bambini, ciao Teresa, super sportiva, atletica, ginnastica artistica, equitazione, bravissima. Atletica un po' l'ho fatta anch'io, ero bravo nelle campestri, a me piaceva correre. Poi vedo, ho visto in un angolino, un quadretto di Madre Teresa, direi che ci sta alla perfezione, Teresa, Madre Teresa, una grandissima santa, se non la conosci vai a leggerti, guardare qualche video sulla sua vita perché è veramente strepitosa. Bene, anche la tua domanda, mi piace tantissimo. Perché Giuda ha tradito Gesù? Beh, se leggiamo un po' il Vangelo, potrebbe passarci per la testa che l'ha fatto per soldi. Infatti si dice che ha consegnato Gesù alle guardie in cambio di 30 denari. Inoltre si dice anche nei Vangeli che lui era quello che si occupava della cassa degli apostoli, che teneva i soldi, e che ogni tanto quando gli serviva qualche soldino se lo andava a prendere per sé. Quindi, l'ha fatto per soldi? Io non penso. Perché? Perché 30 denari non erano tutta questa gran cifra, cioè non era un mucchio di soldi che allora poteva portare qualcuno a tradire il proprio maestro, perché Gesù era il maestro di Giuda. Quindi, probabilmente l'ha fatto per un altro motivo. Probabilmente perché era deluso da Gesù. Sì, era deluso. Perché lui, come tanti altri ebrei, si aspettava un Messia diverso. Sappiamo che Gesù era il Messia, no? Il figlio di Dio. E lui si aspettava un Messia che arrivasse per liberare il popolo dai romani, i romani che avevano conquistato la loro terra e gli facevano pagare le tasse, li comandavano. E allora loro si aspettavano un Messia che arrivasse col suo esercito, con la potenza del figlio di Dio, a scacciare i romani. Anche con la violenza, se era necessario. Bene, Gesù è stato questo tipo di Messia? Beh, non penso proprio. Anzi, lui è venuto a portare la pace, a portare il perdono, l'amore. E allora Giuda probabilmente ha detto, bene, adesso io lo consegno, così lo metto alla prova. Voglio vedere se davvero dimostra a tutti di essere il figlio di Dio. E Gesù lo ha dimostrato? Sì, lo ha dimostrato, però a suo modo. Ha dimostrato l'amore, salendo sulla croce, accettando pure di essere tradito da Giuda. E sapete, se ci penso un attimo, secondo me l'errore più grande di Giuda non è stato quello di tradire Gesù. Perché, pensiamoci, alla fine non è stato l'unico a tradirlo. Gli apostoli dove erano quando Gesù è stato arrestato ed è stato messo in croce? Scappati, fuggiti via tutti, tranne Giovanni, Maria e alcune donne. Poi Pietro, il primo papa, ha rinnegato per ben 3 volte Gesù. Per 3 volte ha fatto finta di non conoscerlo. Capite quindi che Giuda non è stato l'unico a tradirlo. Il suo vero errore è stato quello di non credere nel perdono di Dio. Lui pensava di aver fatto uno sbaglio talmente tanto grande da non essere perdonato. Per questo si è tolto la vita dopo aver consegnato Gesù. E allora noi dobbiamo prendere invece esempio proprio da Pietro. Perché sì, è vero, anche Pietro ha tradito Gesù. Però lui probabilmente ha conosciuto un po' meglio Gesù e quindi sapeva che l'amore di Dio è ben più grande. Infatti dobbiamo imparare a chiedere il perdono. A chiedere Dio di perdonarci. Pentirci, perché questo fa Pietro. Pietro si dice che quando si rese conto di aver rinnegato 3 volte Gesù, pianse amaramente. Pietro è distrutto, è afflitto per aver tradito Gesù. Però la paura passa, il dispiacere passa perché? Perché sa di poter contare sul perdono di Dio. E soprattutto riesce a fare questo passaggio con l'aiuto dello Spirito Santo. Infatti nel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scende sugli apostoli e da quel momento Pietro non ha più paura, anzi va ad annunciare al mondo il Vangelo, la vita di Gesù,
l'amore che Dio ha per ogni persona e riesce a farlo proprio grazie all'aiuto dello Spirito Santo. Prima gli apostoli erano chiusi in casa per paura, perché avevano timore di essere anche loro arrestati, di fare la fine di Gesù, ma dopo tutta la paura svanisce e vanno in giro per il mondo. Quindi, mi raccomando, ricordiamocelo. Ricordiamo che Dio perdona tutto. Tutto quanto, Dobbiamo imparare a chiedere il perdono e a credere nel suo perdono. Questo è fondamentale. Se abbiamo ancora qualche dubbio, possiamo ricordare che Gesù, proprio sulla croce, che cosa ha fatto? Ha chiesto a Dio di perdonare quelli che lo stavano uccidendo. Ha detto: Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora, se ha perdonato quelle persone, secondo voi non perdonerà noi? Assolutamente sì. Questa deve essere proprio una certezza, dobbiamo essere certi di questo. Dio perdona tutto. Dobbiamo chiedere il perdono perché il suo amore è più grande di qualsiasi peccato. Bene, adesso vi lascio a Martina, noi ci vediamo sempre qui sabato prossimo.